Il punto di vista interessante a cui ci porta l'attività di indagine sulla Data Security Analytics è quello di capire perché si è dovuti passare da un approccio decennale, storico, alla sicurezza anche informatica, pensata come un'attività ultra specializzata che dovesse occuparsi di settori specifici, ad una visione, un approccio olistico che invece abbia a cuore l'intero ambito aziendale come condizione necessaria per l'ottenimento di ritorni degli investimenti in sicurezza che siano minimamente soddisfacenti. Quindi per quanto riguarda la Data Security Analytics, diciamo che l'arrivo del Web 2.0, il fenomeno della crescita esponenziale delle informazioni prodotte da sistemi anche di tipo personale oltre che aziendale ha ulteriormente accelerato questo cambio di paradigma da un approccio ultra specialistico a un approccio globale. Attualmente noi siamo abituati a vedere le infrastrutture da un punto di vista anche fisico chiuse all'interno di edifici ben definiti. Questo vale sia per le aziende private che per le aziende pubbliche. In realtà questo dovrà evolversi abbastanza velocemente, perché tutto il concetto che si sta sviluppando sotto l'acronimo Smart Cities determinerà una totale diffusione di queste infrastrutture a livelli dimensionalmente più piccoli, ma estremamente diffusi invece dal punto di vista geografico. Quindi non avremo più grandi database, grandi data center, ma piccolissimi database, piccolissimi sistemi informativi, ma diffusi in centinaia e migliaia di punti sul territorio.